Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TG Cosmos. Apriamo il giornale di questa sera con la cronaca. Scoppia una lite e il marito strangola ed uccide la moglie. Una vera e propria tragedia, quella che si è consumata nel primo pomeriggio a Laviano, nel cuore dell'Alto Sele. Un 82enne del posto ha strangolato e ucciso sua moglie, 75enne. Restano ancora sconosciuti i motivi dell'efferato omicidio che sarebbe scaturito da una banale lite. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 di Oliveto Citra e i carabinieri della locale stazione diretti dal capitano Alessandro Cisternino. L'uomo è stato arrestato. Il direttore generale dell'ASL Salerno, Antonio Squillante, tramite un comunicato stampa precisa la posizione dell'azienda ospedaliera in merito al sequestro predisposto dalla Procura della Repubblica di Salerno degli scarichi dell'ospedale di Eboli nelle fognature comunali in base alle indagini condotte dai carabinieri del NOE. Ma per i particolari seguiamo subito il servizio. In merito al sequestro predisposto dalla Procura della Repubblica di Salerno degli scarichi dell'ospedale di Eboli nelle fognature comunali, in base alle indagini condotte dai carabinieri del NOE al comando del capitano Giuseppe Ambrosone, il direttore generale dell'ASL Salerno Antonio Squillante, tramite un comunicato stampa, precisa la posizione dell'azienda ospedaliera. Già nel dicembre 2013, si legge nel comunicato, a seguito di verifiche effettuate dai carabinieri del NOE presso il presidio ospedaliero di Eboli, veniva messa in evidenza criticità relativa all'impianto di scarico dei reflui del presidio della pubblica fogna. Questa direzione, già affardata dal suo insediamento, ovvero dall'anno 2012, ha provveduto nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo in capo al direttore generale dell'azienda a dare impulso a tutte le procedure per il rispetto presso le strutture ospedaliere di quanto la normativa prescrive, ivi compresa la necessità di autorizzazione per lo scarico in pubblica fogna. Da allora protagonista la burocrazia, il problema non è stato ancora risolto. Purtroppo, termina il comunicato stampa, gli adempimenti burocratici, nonostante il mio impegno fin dall'anno 2012, non hanno consentito il completamento della procedura avviata già nel 2013, onde ricevere l'autorizzazione prescritta. Il direttore Squillante comunque ha promesso e garantito tutto l'impegno per la risoluzione del problema nei 60 giorni di tempo indicati nel procedimento avviato dalla magistratura. A Caggiano rubate pietre di un antico rifugio di contadini e pastori. Per i cittadini, atto di inciviltà e maleducazione. Il servizio è di Pierluigi Pacello. Vediamo. Pietre millenarie che formavano un rifugio usato da contadini e pastori nei secoli scorsi, sparite dal monte Capolaserra di Caggiano. Un furto in piena regola, commesso evidentemente da esperti che hanno utilizzato mezzi meccanici per asportare gli antichi resti. La scoperta del furto è avvenuta nella giornata di ieri quando alcuni cittadini di Caggiano, mentre perlustravano la zona per organizzare una festa sulla montagna, hanno ritrovato due scavi al posto degli antichi rifugi. I luoghi dove si trovavano gli antichi rifugi erano stati accuratamente puliti dai e dalla vegetazione incolta lo scorso anno in occasione della prima edizione della Festa della Montagna e costituivano luogo di grande interesse. Le foto apparse sul social network Facebook hanno subito attirato l'attenzione dei caggianesi che descrivono il furto come atto di inciviltà e maleducazione. A Montesano, la zona montana di Pattano, senza acqua da giorni, per il sindaco Fiore Volentini una situazione di grave difficoltà. Vediamo di cosa si tratta. Situazione critica nella zona montana del comune di Montesano sulla Marcellana, che da oltre 20 giorni vive una situazione di disagio a causa della mancanza d'acqua in alcune contrade. Le zone ad essere maggiormente colpite, Pattano e Corso Forgione, hanno visto nei giorni scorsi l'intervento della Protezione Civile, che ha provveduto ad abbeverare il bestiame appartenente alle famiglie del posto. Il disagio probabilmente è dovuto all'uso improprio dell'acqua potabile. Nelle scorse settimane, a tal proposito, il sindaco Donato Fiore Volentini aveva emesso un'ordinanza sulla limitazione dell'utilizzo di acqua potabile nell'ambito del territorio cittadino. L'ordinanza puntava il dito soprattutto contro gli sprechi effettuati anche sull'uso improprio, vietando l'innaffiamento di giardini ed il lavaggio domestico di auto e motoveicoli.
Una task force messa in atto dal comune con agenti della polizia municipale impegnati nella perlustrazione delle contrade e nella segnalazione e sanzione dei cittadini che non rispettano le regole. Sulla vicenda è intervenuto il primo cittadino, che non ha nascosto il rammarico per la situazione. Siamo in una situazione di difficoltà, ha dichiarato. L'acqua è sufficiente a circa 50.000 abitanti, ma vige una grande inciviltà e viene utilizzata male. A questo punto, ha concluso il primo cittadino, ho provveduto ad allertare i carabinieri, trattandosi di un vero e proprio furto d'acqua. E passiamo alla pagina degli eventi. Si è scatenato il delirio ieri sera nei prati della tenuta Romanelli a San Rocco di Sassano in occasione della quarta serata del Sassano Beer Fest 2015 sul palcoscenico della seconda edizione del Festival di Birre Internazionali organizzato dall'Associazione Sassano Arte, Cultura e Spettacolo. È salito Enzo Avitabile, accolto dal calore dei quasi 5.000 accorsi per lui da ogni paese del Vallo di Diano e non solo. Ma ascoltiamolo nell'intervista rilasciata a Chiara Di Miele. Siamo in compagnia di Enzo Avitabile, questa sera in concerto al Sassano Beer Fest 2015 in tenuta Romanelli a Sassano. Enzo Avitabile da Marianella al mondo, possiamo dire, dei suoni ricercati, inediti, che nonostante siano di nicchia hanno colpito i fan e quindi fanno riscuotere sempre un grande successo. Come ne spiega questo successo nonostante la non commercialità del suo prodotto musicale? Ma la musica non è commerciale o non commerciale, la musica è musica. Mozart non sapeva di essere commerciale e i suoi dischi vendono ancora più di tutti, così come Bob Marley non faceva commercio, ma faceva delle opere e i dischi vendono. Erroneamente noi italiani abbiamo questa sorta di errore storico, di valutare la musica commerciale o non commerciale. È commerciale tutto ciò che arriva agli uomini. Quindi un'opera nasce come opera e può diventare prodotto. I film di Benigni sono delle opere che diventano prodotto. Spero che sia lo stesso per la mia musica. La cosa importante, la condizione sine qua non, è che uno deve essere se stesso e fino in fondo vero. Devo anche dire una cosa un po' polemica. Difficilmente un prodotto diventa opera. Quindi secondo me è meglio fare delle opere, fare delle cose di impegno che poi diventano commerciali. Lei tocca delle tematiche importanti, spesso non per forza vicine a Napoli, ma lo fa utilizzando la lingua di quella terra. Come spiega questo connubio tra tematiche anche di rilevanza internazionale e l'utilizzo di un dialetto campano? Io credo nella contaminazione felice, nel senso che non c'è scambio culturale se non c'è una consapevolezza della propria identità culturale. La nostra lingua, il dialetto, che la nostra lingua, il napoletano, che io definisco comunque sempre dialetto, anche se tutti dicono no, il napoletano è una lingua. Certo, tutti i dialetti allora sono lingue, anche quelli delle minoranze etniche, è inutile dire, tutte sono lingue. Poi c'è l'UNESCO che dice questa è lingua e questa no, ma a noi non ce ne importa di questo. Noi rispettiamo la voce di qualsiasi popolo, di qualsiasi gruppo, di qualsiasi insieme, anche di due persone, anche di una coppia, per me già è gruppo. È fondamentale la contaminazione felice per accogliere tutto ciò che arriva dagli altri popoli, quindi consapevolezza della propria identità, scambio culturale, accoglienza di ciò che arriva dagli altri popoli, mix di una nuova conoscenza che vive il passato con gli occhi del futuro. Una contaminazione che vive anche nel titolo di un suo ultimo lavoro, che è Black Tarantella, cioè la tarantella, una danza tipica di Napoli, della Campania, e Black che va oltre i confini. Perché? Perché innanzitutto c'è questo titolo ha una doppia lettura, è un po' vicina alla sinonimia allegorica degli ultimi anni, no? Il doppio significato della parola. Black sta per colore, ma black sta anche come slang nostro, più black, più nero era mezzanotte un po' venì. Così come la tarantella, che è un simbolo oramai potentissimo del Made in Italy nel mondo, però è anche oggi nata tarantella. A me piace questa doppia possibilità, questa duplice possibilità di interpretazione, perché è un disco che nasconde questa duplice possibilità. Non è
è un disco di duetti, ma un disco di dialogo, nel senso che due persone, io e Battiato, io e Bebu Geldof, io e Guccini, io e Pino Daniele, cantiamo una cosa, cantiamo un evento, una riflessione, cantiamo una speranza, ma ognuno veramente nella libertà totale di esprimere anche il dissenso. E sempre per la pagina degli eventi, sabato 25 luglio Don Bachi in concerto con i ragazzi della Montepruno nello scenario di Roscigno Vecchia. Vediamo il servizio. Il secondo appuntamento del Montepruno Day, organizzato dalla Banca Montepruno per celebrare i risultati di bilancio del primo semestre del 2015, si svolgerà a Roscigno, terra di origine della BCC. Infatti, dopo la grande partecipazione all'evento di Sant'Arsenio, la macchina organizzativa si trasferisce a Roscigno Vecchia, nel fantastico scenario del borgo abbandonato. Oltre alla presentazione al pubblico dei dati economici semestrali della banca a cura del responsabile dell'area direzione Cono Federico, che per l'occasione sarà intervistato dal giornalista e socio onorario della banca Geppino D'Amico, ci sarà il concerto del cantante italiano Don Bachi. La serata, presentata da Anna Maria Sudano e dal responsabile della comunicazione della banca Antonio Mastrandrea, verrà arricchita dalle esibizioni musicali del giovanissimo gruppo I Ragazzi della Montepruno. L'evento è organizzato con il supporto organizzativo del comune di Roscigno. Con tale appuntamento, pertanto, la banca si pone ancora una volta l'obiettivo di valorizzare il borgo di Roscigno Vecchia con un concerto sotto le stelle che regalerà tanta buona musica ed emozioni. La banca Montepruno, al fine di favorire la partecipazione, ha previsto un servizio di navetta gratuita dalla sede amministrativa di Sant'Arsenio a Roscigno, con prenotazione obbligatoria attraverso la segreteria della banca al numero di telefono 0975 39 86 11. L'ingresso allo spettacolo è libero. E a proposito dell'appuntamento a Sant'Arsenio con il Montepruno Day, ascoltiamo il commento di Gino Rivieccio sulle banche, soprattutto su quella della Montepruno. La cosa che va sottolineata è che in un momento in cui le banche non sono amate, pensiamo a quello che sta succedendo in Europa con la Grecia, con la crisi internazionale, le realtà locali, come appunto la banca del Montepruno, come i crediti cooperativi, riescono invece a fare simpatia, ad ottenere la fiducia, la stima incondizionata di risparmiatori, e questo fa molto pensare rispetto invece, come dire, a una diffidenza generale che c'è nei confronti delle multinazionali, che si può tastare. Insomma, ho fatto un discorso molto interessante, molto serio, cioè, dice la verità, non me l'aspettavo, mi è uscito così. Complimenti a Rivieccio per questa riflessione, direttore, poi per il conto, vabbè, dicevo, no, comunque poi conosco molto bene la zona, molti amici a Polla, vengo sempre volentieri da queste parti con gli spettacoli, sala Consilina. Soprattutto poi stasera ho avuto il piacere di verificare come la simpatia della banca, perché la banca deve essere umana, è vero? È vero o no? La banca deve essere umana. Io dico subito, piace cagnare la banca, chi si è scostumato, è antipatica. Non dico qual è la banca, ma innanzitutto sto fatto che mi chiama appena un punto vanno poco sotto e chi ti chiama subito, già era fastidio sto fatto. Signor Rivieccio, già la voce, signor Rivieccio, che è stato? State sotto di 4.000 euro. Direttore, ieri come stivo? Stavate sotto di 3.000 euro. E va giù chiamati a buia ai. Se non ti chiami, perché mi chiama tu? Vi ricordiamo che al termine della edizione di TG Cosmos andrà in onda lo speciale sul Montepruno Day di lunedì 11 luglio a Sant'Arsenio. In questa produzione di Cosmos TV vi presenteremo le varie fasi, come l'intervento di Cono Federico sul bilancio semestrale della banca, quello degli artisti presenti in programma, Gino Rivieccio, Marco Promolla, Michele Placido e tanti altri. Non mancate quindi all'appuntamento subito dopo la nostra edizione del telegiornale. Sabato 25 e domenica 26 luglio presso l'ospedale dell'Immacolata di Sapri verrà effettuata una raccolta di sangue straordinaria per donare un sorriso a chi soffre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. L'associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento comunica che durante la 2 giorni di raccolta a tutti i donatori che si presenteranno sarà consegnato un ricordo utile per l'estate. Pronto il cartellone artisti dell'edizione 2015 delle Notti dei Mulini. Il 31 luglio e il 1 agosto torna la 2 giorni dedicata alla tradizione e alla musica popolare nello splendido scenario del Parco dei Mulini a San Pietro Altanagro. A tal proposito vi proponiamo il servizio.
pronto il cartellone artisti dell'edizione 2015 della Notte dei Mulini. Il 31 luglio e il 1 agosto tornano a due giorni dedicati alla tradizione e alla musica popolare nello splendido scenario del Parco dei Mulini. La manifestazione, voluta dai ragazzi della Prologo di San Pio d'Altanagro, accoglierà due serate all'insegna di musica popolare, gastronomia, attività culturali e tanto divertimento, il tutto ad ingresso gratuito. Due giorni ricchi di attività culturali e mostre che si concluderanno solo a notte fonda con concerti di musica popolare. La manifestazione, oltre agli stand enogastronomici, alle installazioni d'arte, alle mostre fotografiche e laboratori creativi, presenterà due appuntamenti da non perdere. Un'escursione nel Parco dei Mulini curata dall'associazione Outdoor Cilento il 1 agosto con ritrovo alle ore 16 e la proiezione permanente del documentario Vallo di Diano tra bellezze e sapori realizzato dal GAL Vallo di Diano. L'evento anche quest'anno ha come tema centrale il ritorno alle origini, ai valori e all'agricoltura, un festival impopolare lontano dalla monotonia odierna e strettamente legato alle origini e alla terra, spiegano gli organizzatori. Il festival sarà una buona occasione per riacquistare e rivivere questi valori. E per sapere che tempo fa domani, seguiamo il meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Cielo sereno. Vento da sud-ovest con intensità di 5 km orari. Temperature 20 gradi la minima e 35 gradi la massima. E con il consueto appuntamento con il meteo termina qui la nostra edizione. Prima di salutarvi vi ricordo i consueti contatti. Il nostro numero di telefono 0975 20 68 28, la nostra mail info@cosmostv.it e per chi volesse seguire la nostra programmazione in streaming su internet www.cosmostv.it. Grazie per essere stati con noi come sempre, vi do appuntamento al notiziario del TG Flash di domani delle ore 14 e intanto vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Cosmos TV. Buona serata a tutti.